Questo talk, diciamo, è incentrato su come si può fare streaming ad alte prestazioni, in generale utilizzando Kafka, che è una piattaforma distribuita per appunto darci un mega bus, quindi la possibilità di mandare messaggi e poi consumarli successivamente. E mi presento un attimo, sono uno sviluppatore prevalentemente C++, lavoro qui a Firenze in Comproof e ormai da 4 anni mi occupo prevalentemente in questo periodo di big data, quindi noi, la nostra azienda, diciamo, lavora nel settore delle telecomunicazioni, abbiamo grossi operatori sia in Italia che all'estero, prevalentemente all'estero, e ci occupiamo di fare analisi sui protocolli della rete cellulare, quindi questo significa che abbiamo molti dati da elaborare e di recente abbiamo creato una divisione interna proprio per fare analisi su grosse mole di dati e fornire della reportistica sempre più smart al cliente finale. Al cliente e poi quello al top management, quello che poi prende le decisioni, quindi abbiamo il dovere anche di spiegargli a cosa serve. Piccolo disclaimer, tutto il codice che io ho portato nelle slide lo trovate sulla mia pagina GitHub. Ci sono 3 repository principali. Il primo repository CPP pub sub è l'implementazione di un publish subscriber multithread implementato in C++ 14. È un inizio, non è un percorso che sto facendo, e forse è l'unico pezzo di codice che è realmente in produzione o che sta andando in produzione. Il CPP stream mi è servito semplicemente per implementare delle idee che poi si trovano in questo libro qui. Non so quanti di voi l'hanno letto, guardate, sì, perfetto. Lo reputo forse uno dei migliori libri scritto nel 79, unico testo obbligatorio al MIT, tra l'altro. E infine K-Client, che vuole essere un'implementazione abbastanza moderna, scritta in C++, per wrappare la libreria di Kafka, che è l'unica libreria attualmente presente per fare streaming verso Kafka. Il problema di questa libreria, come di diverse altre, è che sostanzialmente si parla di codice C, quindi l'interfaccia C++ è ancora un po' ongoing. Perché questo topic e da dove nasce l'esigenza vera e propria? Io ho evidenziato 3 scenari prevalenti. Big data, ovvio. Oggi è forse una delle buzzword più googlate, più calde del momento, IoT e tutte in genere tutte le applicazioni che hanno un pattern molto semplice: ho delle probe o comunque del software che produce dati. Produrre dati significa prenderli dalla rete esterna o calcolarli anche calcolarli localmente, e deve comunicare verso un agent remoto i dati stessi o un assunto di questi dati, una sintesi di questi dati. Nel nostro mondo in particolare è il mondo dei big data, che noi appunto, avendo molti dati, a un certo punto ci siamo trovati che il vecchio MySQL, che storicamente è quello che si usa, no? C'è un problema, ho un tool DBI, lo voglio presentare al cliente, cosa faccio? Preparo la mia base di dati, ci metto MySQL, va bene fino a 100 giga, 200 giga, 1 tera, a 1 tera e 2 crolla. Perché? Perché ovviamente i limiti dei dischi sono quelli, ma sì, quel non è scalabile nel numero né di thread verso nelle query, né tanto, quindi servono strumenti diversi, servirebbe un Oracle. Oggi le risposte sono diverse, si possono utilizzare altri strumenti. Ma partiamo un attimino indietro, che cosa significa uno stream? Io ho cercato un po' di documentarmi, poi a un certo punto mi sono reso conto che io in realtà qualche anno fa questa idea l'avevo già incontrata, e l'avevo incontrata leggendola questo libro. Loro partono, questo libro appunto fu scritto da Sussman e Abelson, se non mi sbaglio,
diversi anni fa per introdurre il corso di programmazione, quelle noi potremmo chiamare fondamenti di programmazione. Quindi il primo anno al MIT gli studenti dovevano leggere questo libro, beati loro, perché? Perché qui dentro, solo in fondo al libro, si trovano i concetti di cambiamento di variabile. Io una variabile la sovrascrivo, perché tutto il corso era fortemente basato sullo schema, fortemente basato quindi sui linguaggi funzionali, non imperativi come il C++. E loro a un certo punto si sono trovati nella situazione di dire: vabbè, ma devo introdurre concetti da linguaggio imperativo per le performance. E si sono presi la briga di dare una definizione un po' più matematica del termine di cos'è una variabile. Alla fine, se io ho una variabile che una volta vale 1, una volta vale 2, una volta vale 3 e così via, in realtà c'ho un segnale, ok? E il segnale è immutabile. Allora, se il segnale è immutabile, io ci posso applicare tutti quei bellissimi algoritmi di programmazione funzionale, tipo la filter, la map, la reduce e così via, avendo un qualcosa che in realtà varia nel tempo, quindi salvando il paradigma, un po' capre e cavoli si verrebbe da dire, di avere di avere performance e di avere però la robustezza di un paradigma un pochino più orientato ai linguaggi di programmazione funzionale. Quindi l'idea di base è molto semplice. Io posso vedere una lista, quindi ecco perché il termine delay è di lista, una lista come una combinazione di più elementi, ovvero facciamo finta di averci una lista A, B, C e così via. Un modo per rappresentarla è tramite un costruttore, che è il cons, che prende un elemento e l'elemento successivo altro non è che il cons di B con cons di C e così via. In questo modo ci creiamo una lista, anche infinita. Poi ci servono, per poter manipolare questo oggetto qui, essenzialmente due funzioni. La funzione char, che mi estrae il primo elemento, e la funzione ctr, che mi estrae il resto della lista. Questa parte qua è ancora una lista. Se vi leggete quelle pagine del libro, sicuramente sono meglio della mia scarsa presentazione, so che è difficile rendere l'idea, e quello che emerge è che possiamo rappresentare uno stream come un oggetto fatto in questo modo, che sembra un po' bruttarello da vedersi, però altro non è che una lista il cui secondo elemento è delayed. Qual è il trucco? Eccola qua. Possiamo implementare il delayed, questo, come una macro, ok? Una macro in C++, che è una lambda function. La lambda function crea, semplicemente prende expr e poi una volta che verrà eseguita ritornerà l'espressione. Quindi è una macro generica, totalmente generica in C++, e se voi la vedete in questo modo, voi quello che state facendo è altro che concatenare un valore con un qualcosa, come una promise, con qualcosa che verrà definito successivamente. Quindi possiamo definirsi la string char, che è l'equivalente della char sugli stream, e la string cdr, che è l'equivalente della cdr sugli stream, in questo modo. Il char di uno stream è semplicemente, scusatemi, la string char di uno stream è semplicemente il char della stream, perché quello che voglio è A. Invece per lo string cdr dobbiamo fare così, dobbiamo prendere il cdr di myStream e poi applicarci una funzione force, ok? Quindi string char ci tira via questo pezzo, string cdr ci tira via questo pezzo qui, valutando solo e soltanto quando necessario il contesto. Quindi force valuta il cdr, cdr di myStream è una lambda function, quindi force banalmente che cosa fa? Invoca la lambda function al volo. Sembra, cioè a me mi ci è voluto una domenica quasi intera per implementarlo e non lo capivo mentre lo facevo e tuttora a volte ho dei dubbi, però quando ho arrivato in fondo, perché purtroppo bisogna arrivare in fondo al capitolo, dici cavolo, funziona.
cioè io l'ho provato su una lista di, cioè ho voluto implementarmi il contare n primi, e contando n primi quello che poi mi sono servite le funzioni string filter, string map e così via, string reduce. Come vedete il codice è molto semplice. Cosa fa la string map? Prende uno stream, prende una funzione che in C++ 14 possiamo evitare anche di usare template, cioè template si può ridurre qui come auto df, e poi cosa facciamo? String 14 o 17, ora non mi ricordo. Il fatto dell'auto. Il fatto dell'auto. Allora non è standard ancora. No, perché io ho il GCC, GCC ce l'ha questa funzionalità qui. Quindi a volte faccio confusione, scusate. E che cosa fa la stream app? Dice lo stream è nullo, se sì, vabbè, ritorna lo stream stesso, altrimenti restituisce lo stream cons di cosa? Quindi si riapplica quello che abbiamo visto sopra, f applicato questa volta a string di char di s, quindi estraiamo l'elemento s, ci calcoliamo la nostra funzione e poi delayed di string di map di string cdr di s applicato a f, cioè inneschiamo il loop ricorsivo. Ci sono dei problemi forse su questo, perché non è la tail recursion qui non si apre, però vabbè, facciamo finta che l'abbia implementato bene, ok? Voletemi bene. Qui in realtà lo devo fare un pochino più complicato, perché se le cose tendono a diventare lunghe, poi a un certo punto si sfonda lo stack e si va diritto, però è un concept, è per capire. La string filter fa lo stesso lavoro della map. Ora do per scontato che qui tutti si sappia più o meno cosa fa la map e cosa fa la filter. La map prende semplicemente, applica tutti gli elementi di un array la stessa funzione e restituisce un nuovo array o una nuova lista, ok? La filter invece prende sempre una lista, ci applica una funzione sopra, se questa funzione è il predicato, se il predicato sussiste allora il valore viene tenuto, altrimenti viene scartato. Quindi entrambe restituiscono degli stream, e il giochino che ci possiamo fare è: ok, voglio scrivere un pezzo di codice che, sfruttando gli stream, cosa mi restituisca? Mi restituisca la somma di tutti i numeri primi da lower bound, quindi da un L minimo a un H minimo. Come lo implementiamo? Prendiamo uno stream tramite la funzione sInterval che genera una sequenza di numeri da L ad H, poi applichiamo la string filter su S di int, che è il nostro stream, con il predicato isPrime. Una volta fatto questo, semplicemente, vabbè, qui me lo stream, cioè mi facevo il println di sprime io semplicemente per debug, ok, ovviamente non serve. Quello che andiamo a fare è restituire il valore della stream reduce applicata sullo stream S prime, e con questa lambda qui. La lambda di riduzione cosa fa? Prende un valore H, prende un altro valore C e restituisce la somma di H più C. Ok, la string print è fatta in questo modo, va bene. Questa logica qui è quella che c'è dietro ai range V3. Ovviamente non implementata male, non l'ho implementata io, ma l'idea è molto semplice. Se io la volessi implementare tramite range V3, cosa farei? Il codice, diciamo, applicativo, quello che viene fuori, è poter scrivere un qualcosa fatto in questo modo. Generami una sequenza da 1 a 1 milione, poi filtramela sul predicato isPrime e prendi solo i primi 5 primi. E questo codice qui, una volta che voi lo eseguite, ritorna subito. E la funzione take5 qui, altro non fa che saltare all'indietro, salta da questo punto a questo punto a questo punto. Quindi si chiede: 1 è primo? Se sì, lo prende. Poi 2 è primo? Sì, è primo, lo prende. 3 è primo? Sì, no. Sì, il primo lo prende e così via fino a 5. E poi quando una volta terminato ritorna. Non è che si deve calcolare un milione di interi, invocare la filter su un milione di numeri e così via, e poi prendere solo i primi 5. Questo ci permette di scrivere codice non solo molto più efficiente, ma anche molto più chiaro, più leggibile. Un po' come chi programma in Python avrà sicuramente visto con i generator e così via. Infatti
Presente. È più o meno un qualcosa fatto così. Ho visto un talk bellissimo di Eric Nibble su come ha costruito il calendario. Pezzo, non so se di voi qualcuno l'ha visto. È veramente spettacolare perché fa vedere molto bene tutti i concetti che ci sono dietro e poi come si usano nella vita pratica. Quindi alla fine lui cosa fa? Disegna un calendario senza mai usare un for esplicito, senza mai usare un if esplicito, quindi molto bugless da questo punto di vista. Se ci sono domande, commenti. L'anno scorso feci sempre per il meeting C++ qui a Firenze un test per dire sì, va bene, abbiamo gli stream che si possono vedere tramite la funzione, tramite le librerie, le range V3 di Nibble, tutto bello, ma quanto sono veloci? Perché parliamoci chiaro, cioè già mi devo tirare dietro il C++, che insomma non è che sia un linguaggino agile, e se poi deve andare anche piano sta roba la butto via. E invece no, allora ho riscritto il codice sia in C, brutto e cattivo, che in C++ usando i range V3, quello è venuto fuori questa riga qui. C++ anzi sembra battere tendenzialmente il C, però sono test fatti un po' così. Python mi diverge, mi spiace per chi ha alzato la mano prima, però usando PyPy le cose tornano un po' meglio. Non so perché non mi sono addentrato in questione di perché il C-Python fa così schifo. Ho riprovato a scriverlo in Scala e anche in Scala usando solo costrutti funzionali, quindi insomma si comporta benino, ma comunque due volte peggio del C e del C++. Quindi però quello che a me alla fine mi interessava è che non fosse troppo peggio del C, e quindi performance, zero overhead e leggibilità, e questo è quello che ci dà oggi la possibilità di ragionare sugli stream. Vabbè, perché ho fatto questo pippone iniziale? Perché mi piaceva farlo, anche se non c'entra poco con questo che vi sto per dire, però no, a parte gli scherzi, perché in realtà poi qua giù quando andiamo a lavorare con questi oggetti qui, gli stream sono quelli che qualcuno ha scritto nel 79, ok? Cioè gli RDD di Spark e DataFrame sotto, quando poi andate a vedere come sono implementati esattamente come, cioè le idee sono quelle già scritte negli anni 80, ci siamo inventati poco da allora. Allora, il mio problema iniziale era, io appunto lavoro con altri colleghi nel team di Big Data della mia azienda, noi tempo fa venne il nostro capo e ci disse: ah, guardate, mi ha comunicato l'amministratore delegato che abbiamo un problema, nella nostra brochure non c'è scritto Big Data. Come si fa? Come si fa? Si fa così. E lo voglio per quando lo vuoi, per ieri l'altro, ovviamente. Quindi abbiamo preso un po' di tecnologie, siamo partiti da Hadoop, ok? Hadoop in realtà lo utilizziamo, chi di voi usa Hadoop o ha usato Hadoop? Hadoop nato da Yahoo mi sembra, implementa il concetto MapReduce puro, quindi si scorre, nato per fare analisi di node, quindi non va bene per BI in generale. Di Hadoop noi in realtà oggi usiamo solo l'HDFS, quindi che è altro file system distribuito alla fine, usiamo quegli aspetti lì. Poi abbiamo iniziato a usare Impala, che è semplicemente un pezzo di codice scritto in C++ che riesce a mandare, voi gli fate la query SQL, come siamo abituati da decenni a questa parte, lui prende la query, se la compila, la spara su tutti i nodi del cluster e la esegue, quindi il codice del C++ che viaggia sulla parte dell'HDFS del file system. E poi abbiamo iniziato a introdurre Spark, che è scritto in Scala, come è scritto anche Kafka in Scala, e per avere l'aggregation level, cioè io ho i dati grezzi, a un certo punto avrò il cliente X che mi chiede di fare una cosa, il cliente Y che mi chiede di fare un'altra, mi serve un qualcosa che mi rimetta in piedi le tabelline partendo dalle tabelle originarie. Il problema è che una volta che noi abbiamo finito la parte di qua,
Beh, ma è ok, ora i dati come ce li butto? I dati come ce li butto è un problema non da poco, perché se voi volete un sistema, avete un data flow da gestire, non garantire la correttezza del dato, garantire che non ci siano riacquisizioni in corso, che uno non si colleghi e riacquisisca 10 volte lo stesso CSV o comunque lo stesso KPI, che appunto il sistema sia sempre up and running e in caso di failover di un qualche elemento di rete nel mezzo ci sia continuità, è molto difficile. E allo stato attuale quello che noi abbiamo è questa struttura qua, cioè le probe sparano e continuano a sparare i dati in banale CSV, quindi comma separated value. Questi dati arrivano su un control layer che diventa il nostro single point of failure. Se questo ci va giù è finita, noi non abbiamo dati sul cluster, quindi il cliente non è contento. E poi qui può succedere qualsiasi cosa, cioè nessuno mi garantisce che appunto se questo nodo mi va giù, quanto tempo ho io per recuperare il dato e così via. Quindi questa soluzione qui non è proprio sia la migliore. E in più c'è tutto un overhead che non si vede, perché voi pensate, la probe scrive il dato, viene riletto e viene riconvertito in CSV, viene mandato qui via rete. Da qui viene quindi riscritto sul disco, riletto nuovamente e risparato di qua. Non è proprio la cosa più efficiente che ci possa saltare in testa. E quindi da qui è iniziato una ricerca, per ora una ricerca personale, perché prima di introdurre un elemento in più bisogna un po' rifletterci. E quello che noi vorremmo è un qualcosa fatto così alla fine. Bello, lineare, con bus, scrivo lì dentro. Da quest'altra parte rileggo e ho chiuso. Vado a casa alle 8 e mi metto a tavola. E invece quello che succede è questo. Introduciamo un livello, quindi la complessità alla fine non si risolve. La complessità la possiamo, ragazzi, solo spostare. Non c'è modo, non c'è una soluzione alchemica che ti riduce tutto a avere un file che parte e arriva di là. In questo bellissimo diagramma che io ho ripreso da un ebook di questo signore qua, Dean Bample, non so come si pronunci, Fast Data Streaming for Application, che cosa ci fa vedere? Ci fa vedere che appunto qualsiasi componente si introduca, in realtà gli scenari sono molto complessi. Kafka ha bisogno di Zookeeper, Zookeeper a sua volta è utilizzato da Impala e da Spark, poi ci sono comunque l'HDFS di mezzo per darci tutto il layer di astrazione sottostante, ci sono degli agent di streaming che vanno a leggere da qui, insomma, comunque cose in aria ce ne abbiamo. Quello che al di là quindi di introdurre un fattore di complessità, e per questo bisogna pensarci 10 volte prima di farlo, quello che a me piacerebbe arrivare un domani, spero il prima possibile, è un qualcosa fatto così, cioè ribaltare completamente la logica. Io ho un bus, i miei nodi che prima in C++ che prima scrivevano i file non li scriveranno più, si connetteranno a questo bus e invieranno le proprie informazioni, e tutti gli altri mondi altro non saranno che cosa? O agenti che si collegano al bus, prendono i dati, li trasformano e li riscrivono sul bus, o dei consumer, quindi qualcosa che legge anche in parallelo, anche in alta concorrenza, tutto quello che vogliamo, e non va a in qualche modo, non va a riscrivere, cioè non ci sono processi di ETL qui, non c'è niente qui di ETL. Questo cluster qui diventa un big consumer del bus, e a questi punti quello che noi abbiamo è che l'unico punto in cui ci sono le scritture sul disco alla fine è questo signore qua. Tutta quest'altra parte qui serve solo per fare o modifiche su questo nodo a sua volta, oppure per fare data presentation usando un tool di BI a vostro piacimento. Quindi un'altra volta, non ci sono, no silver bullet, quindi non abbiamo purtroppo un'arma di distruzione che ci permette di uccidere il lupo mannaro, non abbiamo niente, e è tutto diciamo dettato dal buon senso e dettato dalla vostra azienda alla fine, dalle vostre singole competenze.
perché poi alla fine davanti al monitor ci sarete voi e quindi io non vi vengo qui a propinare una soluzione alchemica che funzionerà. Magari un domani funzionerà dove lavoro io, ma magari anche no. E dipende un po' dalle competenze. Il mio capo dice spesso, ma con un buon C e con un bel po' di dischi riesco a fare tutto. Molto probabilmente forse è vero, cioè io non lo metto in dubbio, non ho le competenze per contrastare questo. Però spesso e volentieri quello che si vuole andare a fare è disaccoppiare un po' il mondo dal programmatore che vive nella sua caverna e scrive il proprio codice e che poi sa solo lui, a dare una piattaforma diciamo più generica possibile, più distribuita, ma non sacrificando mai le performance. E quindi l'unica cosa che io ho trovato che oggigiorno ci sta andando molto vicino al Kafka. Perché Kafka? Perché Kafka, al di là di un grande filosofo, però, è scrittore. Come? Scrittore. E non me l'era neanche preparato. Ci permette di, cioè segue un principio molto semplice. Qual è il database migliore? Il file system. E in particolare il file. Quindi è una logica file. Io mi arrivo un dato, io lo scrivo su questo file in append mode. L'unica cosa che devo fare è ogni. Loro seguono il concetto di topic, cioè ovvero quando te scrivi su un topic. Quindi ci posso avere anche 100 topic nel mio sistema, non è quello il limite. Anzi, quello è un vantaggio. Dividere le cose in tanti topic, quindi ogni publisher che vuole scrivere dei dati gli scriverà su questo topic. Il topic avrà delle partizioni che non sono altro che dei file su cui io vado ad appendere il mio messaggio. Un messaggio è una coppia che è meglio. La chiave non potete anche non metterla, se la mettete la chiave vi garantisce il fatto che chiavi, diciamo, il cui hash più o meno è simile, vanno sulla stessa partizione, quindi potete bilanciare il carico un attimo addietro. Potete bilanciare il carico sulle varie partizioni o in modo randomico oppure usando, sfruttando la chiave, quindi scrivendovi da soli la funzione di hash. Che cosa ci dà quindi? Ci garantisce che ogni messaggio che noi scriviamo sia realmente persistito su disco, perché vogliamo che i consumer, cioè coloro che qui si chiamano subscriber nel mondo di Kafka, che i subscriber possano rileggere i dati in maniera consistente e quindi abbiamo un solo thread per partizione, quindi se voi avete una macchina con 64 core potete leggere in parallelo 64 partitions all'interno del singolo nodo, poi splittate il carico su più nodi, quindi il volume di dati di letture seriali sul disco e riletture seriali da disco è molto efficiente. Scritto in, siccome è gran parte I.O., qui forse C++ aiuta poco, questo non lo so. Sicuramente è stato utilizzato Scala per svilupparlo, nasce in LinkedIn questo ambiente qui. Scala garantiva quelle cose che oggi forse C++ mancano. Cosa manca al C++? Networking? Perché non ce l'abbiamo, ragazzi. Non c'è un STD network, ok, che io sappia. Poi, in più, che cosa gli manca? Gli manca un sistema di parallelismo un pochino più semplice. Scala a H, Erlang, che è lo stesso modello che usano in Erlang per fare, che è l'actor model, l'implementazione dell'actor model di Erlang, pari, forse anche un pochino più potente perché avendoci tipi vi consente di fare anche un po' di check preliminare. E più ci sono delle... al di là di H ci sono anche altre implementazioni di Scala che sono completamente type safe dal punto di vista di messaggi. Quindi, ma ritorniamo un attimo a Kafka. Quindi quello che vi dicevo prima, ogni topic può avere più di una partizione, potete voi in modo molto semplice decidere su affidare a Kafka più dischi, quindi lui automaticamente andrà a scrivere dove voi li dite e ci andrà a scrivere, ripeto, serialmente in parallelo per ogni topic, quindi la banda verso il disco la va a sfruttare tutta. E grazie. Sì. Allora, dicevo, quindi come lo impostiamo? Lo impostiamo
praticamente come prima, li passiamo sempre separati da, da punto e virgola i nostri brokers, quindi i nodi di Kafka, li settiamo come prima alcuni parametri di default, quindi la, l'intervallo su cui vogliamo ricevere le statistiche, il livello di compressione, gli diciamo un ID univoco questa volta del client e invece un ID shareato del gruppo ID. E poi che cosa facciamo? Ci sottoscriviamo, creiamo quindi un consumer, ci sottoscriviamo su un topic. Vabbè, saltiamo sta riga che non ha tanto senso ora. E poi ci facciamo un ciclo for, ok? Il consumer quindi farà un ciclo for e riceverà tutti i messaggi dai vari topic a cui si è sottoscritto. Ci sono due lambda function che vengono passate a questa funzione. La prima è quando tutto va bene, l'altra è quando o il sistema ci ha detto guarda, non c'è più messaggi, fai che, oppure guarda, c'è stato un errore di qualsiasi tipo. Quando ci dice non facciamo, non ci sono più messaggi, non possiamo decidere se uscire oppure rimanere in attesa. E poi quindi ci sottoscriviamo al topic, appunto aspettiamo di essere rilanciati, cioè quel fenomeno in cui Kafka dice ah, c'ho un altro subscriber, aspetta, ti levo una partizione a te, la vorrei dare a lui. Questo meccanismo qui. Ora ho fatto un piccolo benchmark e vi faccio vedere un video che forse parla più di mille parole. Ci si vede? Poco? Poco? Allora, questa è la macchina di casa mia. 8 core, quindi non ho un cluster a disposizione, però 8 core, 16 giga di RAM. Allora, in alto, come scusa? Vai a passare la luce, signore. Passarla? Passare la luce. Come si fa? Forse questo. Quelli torna dietro non fanno nulla, non so se qualcosa che si ma qui sì, forse se non c'è uno forse buono no, non vorrei far esplodere un missile da qualche parte. Spegni le luci. Sì, sarebbe un po' morire. Laggiù interruttore, prova un po'? Sì. Oh, perfetto. Direi lì per 2 minuti ce la facciamo. Allora, le mando indietro. Allora, situazione scarica. Arriva il primo publisher che si va a prendere all'inizio 220 grazie al 220 megabyte al secondo grazie al buffering del disco e poi abbiamo tutti i core attivi perché un paio di sicuro se ne prende il broker per broker, quindi abbiamo 3 broker se core tendono a prendersi loro, in più abbiamo i publisher. Come vedete questo numero che c'è scritto qui è circa 160. Stiamo facendo su un solo disco con due publisher a diritto 160 megabyte stabili con replica 2, che non è poco. 160 megabyte insomma è un po' impressionante. E nel frattempo abbiamo due reader, quindi due subscriber che si stanno dividendo il carico. Alla fine quello che vanno a fare è semplicemente contare un numero e tutto quanto dura circa su 2 minuti e il carico rimane stabile, quindi su una macchina a 500 euro forse. Quindi Kafka è veloce? Sì, cioè, per quello che ho potuto vedere fino ad oggi. Ecco, qui è quando si iniziano a staccare i vari, qui si è staccato sicuramente un publisher e un subscriber.
qui il carico tende a diminuire ovviamente perché non c'è meno concorrenza, i dischi si iniziano e anche la CPU inizia, qui ha terminato tutto, CPU è andata a zero. E questo era un piccolo esempietto che ho voluto registrare perché poi purtroppo, se potete anche riaccendere la luce, grazie, perché purtroppo su questo portatile non ce la facciamo. Quindi riassumendo, un disco solo, che non è ovviamente l'ottimale, un disco tra l'altro non SSD in questo caso, 8 core e 3 brokers, 2 publisher, 2 subscriber, un solo topic con 2 partizioni e 2 e replica factor 2. Quindi facciamo circa, abbiamo pubblicato 8 milioni di record, quindi 8 milioni di righe di quel CSV di partenza in 2 minuti e 40. Picco 2.20 grazie al disk buffering e ci siamo stabilizzati su 100 MB al secondo con dischi normali. Con dischi invece SSD, con dischi SSD ovviamente la situazione migliora, è il video che vi ho fatto vedere prima. Migliorerebbe tantissimo se avessi avuto molti dischi attaccati e ogni broker col suo disco dedicato. Questo migliora perché a quei punti non c'è concorrenza sul bus. Quindi Kafka è un po' un'alchimia tra buona programmazione e attività sistemistica. Quindi chi è vicino, diciamo, più al mondo Unix in generale tende ad apprezzarlo di più perché alla fine è tuning sulla macchina, è tuning di, cioè, roba sporca, roba da smanettone, ok? Quindi qualche considerazione di questi mesi spesi a guardarmi Kafka, a guardarmi soprattutto la library di Kafka. È molto veloce, un overhead veramente bassissimo, quindi è sicuramente un ottimo aspetto. È completa, è l'unica che implementa tutte le funzionalità esposte da Kafka. Ecco, perché non, se non vi ho detto, il protocollo di Kafka è binario. Quindi ci sono le specifiche, se uno domani volesse riscriversi Kafka da zero, in C, in C++, in Haskell, in qualsiasi modo, è possibile farlo perché il protocollo è binario, sarebbe trasparente dal punto di vista degli altri broker. Quindi potremmo avere anche domani soluzioni miste, un broker scritto in C++, un broker, non so che senso possa avere però. E è sviluppata in continuo, ci sono svariati utenti che committano, ed è molto facile da compilare, alla fine è basata su CMake, quindi uno se la scarica e se la compila al volo, tutte le dipendenze in genere sono pochissime. Qual è la parte brutta? La parte brutta è che chiamarla libreria C++ ce ne vuole, è asimmetrica. Non si sa perché i subscriber sono gestiti in un modo, i publisher hanno alcune 3PA, insomma le FA è un po' sporchina, si vede che ancora un po' da lavorarci c'è. Scarsissima documentazione e in più gli esempi sono molto buoni, quelli C e quelli C++ sono indietro di almeno 8 mesi rispetto a quelli C, quindi anche questo non è proprio molto, molto bene. E su Stack Overflow io ho chiesto, quando ho avuto difficoltà, non mi ha risposto nessuno, forse l'unico maintenance, quindi da questo punto di vista non è il massimo. Allora mi sono detto, quanto tempo ho perché non so, voglio sturare. Allora mi sono detto, ma va bene, come faccio a dire che è veloce se non vedo altro? Allora, un'altra possibile implementazione, un'altra possibile soluzione, e abbiamo iniziato anche a sviluppare, era di usare semplicemente Zero in Q. Chi conosce Zero in Q? Zero in Q è un layer microscopico sopra i normali TCP solid. Talmente microscopico, cioè dice vabbè, sono soliti più o meno normali, però invece ti permette di fare molto. Ti permette di avere, a parte, quindi siccome microscopio vuol dire anche zero latenza e non ci sono broker nel mezzo, quindi è veramente come avere un socket in mano, però vi permette di implementarvi una miriade di pattern, tra cui
publisher, subscriber. Quello laggiù in fondo. Quindi qui abbiamo un paradigma in cui c'è un publisher e molti subscriber tutti insieme, e i messaggi possono essere, ogni subscriber si sottoscrive e gli arrivano i messaggi streaming, quindi un modo per fare bilanciamento. È pesantemente scritta in C anche questa, il layer C++ esiste, non è malvagio, so che ci sono circa 87 issue ancora da risolvere, però chi è perfetto? E appunto ha molte tipologie di socket, request and reply, router, dealer, quindi chi ci lavora ci si diverte, anche perché gestisce sotto tutti i possibili disconnessioni, riconnessioni, tutta questa roba viene gratis. Infatti io ci ho scritto questo in alto, forse STD socket, cioè come perlomeno mi garberebbe vederle a me un domani, se ci sapessero gli STD socket. Mi garberebbero che fossero più vicini a zero in più che non alle Bustasio, ecco, il Bustasio non l'ho ancora ben inquadrato. Uno dice, ma è difficile da utilizzare, è difficile da scrivere? No, onestamente no. Allora, qui conviene spenderci un po' di tempo. Per esempio, qui sono due funzioni, una è il client e quell'altra è il server. E in questo esempio qui vi faccio vedere un classico request reply. Io ho un server, io sono il client, gli faccio una richiesta, mi dà una risposta. Quindi, anche ovviamente più di una richiesta, più di una risposta, però l'ordine è fondamentale su questa tipologia di socket, perché loro all'interno hanno una macchina stati finiti. Se voi fate tre volte, anche due volte, una request, segmentation fault, ma vi sollevo un'eccezione. Che comunque il risultato è sempre brutto. Quindi request reply. In questo caso cosa abbiamo? Abbiamo un server, quindi scriviamo, sono partito, mi prendo un socket di tipo reply, perché il server istanzia su questo indirizzo qui, quindi si tira su any, asterisco significa any interface, ascolta su tutte le interfacce, porta 555 in TCP, potete averci PGM, UDP, insomma EPGM, c'ha tantissimi protocolli. Gli dite che il socket che volete è di tipo reply, ok? Quindi questo farà la parte server, e che cosa fa? While true, istanzio un messaggio, ricevo il messaggio dal socket, lo metto in modo brutto. Qui potevo usare le string view, vabbè, siamo amici, non andate a dirlo a Marco. Lo metto dentro una stringa e poi dico, se mi è arrivato un quit, break. Altrimenti rispondo come hi, quindi un saluto, greetings, a chi mi ha scritto. E la to message è una banale funzione che riempie il messaggio, cioè crea un messaggio message T al volo, lo crea e lo passa poi alla funzione send. Il client che cosa fa? Il client fa la parte opposta, quindi dice, vabbè, stampo che sono partito, istanzio un socket di tipo request questa volta, dico che mi voglio connettere all'indirizzo 127.0.0.1, quindi loopback, porta 5555 TCP. Poi cosa fa? Fa un while infinito, quindi si va a prendere dalla tastiera il nome, se il nome vabbè è quit, gli invia il messaggio di quit, altrimenti cosa fa? Gli invia comunque il messaggio, quindi qui si poteva un po' semplificare le cose, e poi aspetta la risposta, quindi fa la send e si mette a fare la rec, e una volta fatta la rec stampa ciò che il server gli ha mandato. Quindi, fatto. Hai ragione a dire che è tiny, perché sembra di vedere le socket. Sì, sembra, esatto, sembra molto, non introduce tanta fantascienza. La fantascienza è tutto il meccanismo, torno un attimo indietro, quando uno vuole implementarsi questi meccanismi qui. Ma se voi andate anche nella documentazione, cioè la documentazione uguale a un libro che hanno scritto sulle zero in più, la documentazione vi riporta esattamente, cioè voi prendete pezzi di codice e è quello, quelli sono i pattern, quindi è molto semplice andare dritto su questi meccanismi qua. E vi permette appunto di fare molto, problema fondamentale.
mi ha risolto il problema che avevo io originariamente di performance? No. Perché? Perché a mano vi dovete gestire la non perdita dei dati. Per esempio, prendiamo un publish subscriber. Io pubblico un dato e qualcuno si sottoscrive e riceve il dato. Ma il publish e il subscriber non sono correlati. Come gestisco la back pressure? Se il subscriber è lento, che succede? Se il subscriber mi muore, che succede? A chi vanno questi dati? Tutte cose che, essendo molto sottile questa libreria, non vi fornisce e ve le dovete in gran parte implementare da soli. Quindi anche qui una scelta molto personale, perché voglio introdurre un componente enorme che mi dà tutto, però si porta dietro tante altre cose, oppure mi riscrivo tutto a colpi di zero in più, però non c'ho meccanismi di distribuzione, perché la distribuzione qui non esiste, i trader li dovete fare da soli, le macchine, quindi ogni il know-how, diciamo, di come distribuire il carico è a carico dello sviluppatore e così via, tra cui anche il fatto di back pressure. Io ho provato a mano a farmi a raggiungere perlomeno il picco che avevo sul singolo subscriber in Kafka, mentre Kafka mi dava 75 mega, più o meno 75 megabyte al secondo, con le zero in più, lavorando sporco, sono arrivato a 83-84. La domanda è: ne vale la pena? Va bene, non conosco forse benissimo le zero in più, ma alla fine, insomma, non è che mi sembra che Kafka si stia portando male, cioè le performance che ci dà Kafka, considerando quello che vi dà, perché Kafka mandava anche il replica in quel momento, quindi... E come l'ho ottenuto? Non di certo col publish subscriber. Implementare un publish subscriber fatto bene con le zero in più, se lo sapete fare, io vengo da voi e imparo, perché non è banale, non è banale. Gestirlo, gestire soprattutto le connessioni e disconnessioni in corsa e gli offset soprattutto, cioè garantire che non abbiamo perso nulla dello stream, non è facile. E quindi ho, alla fine, per fare questo paragone con Kafka, che cosa ho fatto? Ho usato una caratteristica che ha ZenQ, che è il multipart, quindi un messaggio può essere un punto anche da più parti. Quello che vi garantisce ZenQ è che quando voi inviate un messaggio, anche se questo è un multipart, vi arriverà sempre tutto, altrimenti non vi arriva. Cioè non è che vi arriva il 99%, vi arriva tutto. E questo lo garantiscono loro. E quindi che cosa mi è venuto in mente di fare? Vai, faccio un request reply. Faccio un messaggio multipart, 1000 righe di messaggio multipart, invio 1000 righe alla volta e vedo che succede. E più o meno sono arrivato avere la garanzia che mi dai di questa reply, che o mi dà tutto o mi dà niente, quindi i dati mi arrivano tutti. E però non è che succede, se un messaggio non mi arriva, più grande la finestra, più cose perdi. E comunque anche in questo caso mi sarei dovuto ricordare quali messaggi non ero riuscito a inviare. E poi comunque la soluzione di questa reply secca non è scalabile. Che succede se ho 10 subscriber e così via. Quindi alla fine, per tornare indietro, le considerazioni sono, cioè il problema dello streaming non è affatto banale e bisogna considerare tanti fenomeni che Kafka in grandissima parte ci risolve, tra cui la data reacquisition. Vi dicevo prima che il consumer può riallobbare tutto e replicare lo stream a diritto, quindi se io ho un fault da qualche parte posso semplicemente fare line winding di tutti i dati e riacquisirli da capo, e l'ordinamento me lo garantirà, quindi io rileggerò i dati come il publisher l'aveva scritti. La data consistency, perché? Perché abbiamo appunto fault tolerant, i dati vengono distribuiti. Se magari ora ci dedichiamo qualche minuto a una sessione più interattiva, se si stacca un broker, se si simula un control cancel, il broker va giù, quello che succede è che il zookeeper si rende conto che un client è andato giù e ridistribuisce le partizioni su quell'altro, quindi il publisher inizierà a mandare dati direttamente al nuovo leader che detiene quella partizione in mano,
e così anche gli altri inizieranno a fare replica, perché a quei punti la partizione sarà sottoreplicata e inizierà a ridistribuire il carico da solo. Tutte cose che ovviamente a mano, insomma, auguri. E altre considerazioni, appunto, dipende molto, un'altra volta, da quello che poi alla fine volete arrivare a fare e da quello che è lo scenario che abbiamo di fronte, perché la vera architettura è quella in cui io ho veramente un bus e tanti micro componenti che agiscono, leggono e riscrivono sul bus. Se avete una sola applicazione che scrive tutto e avete sempre un solo lettore, forse alla fine i CSV sono quelli che andranno bene e che continueranno ad andare bene. E qui nell'ultima slide, e poi comunque con Marco pubblicheremo sul sito, io vi ci ho rimesso più o meno tutti sia i vari link a GitHub dove c'è il codice, che alcune letture consigliate, ok, tra cui anche questa in fondo, che sarebbe stato troppo noioso poi dire anche questa parte qui. Tutti i tool di Big Data si collegano nativamente a Kafka, e per questo poi è una scelta quasi naturale. Quindi se avete Spark legge dai topic di Kafka e così via. Più o meno io penso di aver finito, grazie. Se ci sono domande, se no se avanza tempo volete... Avanza tempo? C'è qualcosa? Luca, avanza tempo? No. Va bene, allora io sono disponibile, se volete vedere qualche demo o tutto il codice qui dietro e Kafka, se qualcuno è curioso anche durante il workshop o altri momenti. Grazie.